Comincia l'avventura di Radio Doppio Zero con la Serie C femminile di calcio a 5. Abbiamo qui il mister della formazione bitontina che sta facendo molto bene, anche se siamo ancora a poche partite dall'inizio del campionato. Sì, sì. Buonasera a tutti, innanzitutto. Per Ti presenti? Sì, mi presento, sono Roberta Varano, guido questa squadra, questo è il quinto anno. Siamo partite da praticamente fare, disputare un campionato minore e adesso stiamo dicendo la nostra in quello che è il campionato di Serie C. Con la novità di quest'anno è l'accesso alla Serie B, prima volta che si costituirà una Serie B in questo tipo di campionato. Senti, siccome dobbiamo presentare un po' quello che è il campionato del Bitonto, vorrei che tu ci spiegassi un po' che difficoltà ci sono. Allora, sicuramente nel momento in cui il calcio a 5 si sta affermando come sport, quindi con la formazione di più categorie, perché fino a poco tempo fa oltre il girone C, cioè oltre la Serie C non c'era nient'altro, adesso si è costituita la 2 e la Serie A, ci sono molte giocatrici che di categoria superiore scendono nel regionale un po' perché comunque non si vive di calcio a 5, almeno noi del femminile è ancora molto difficile, quindi chi per problemi lavorativi, chi anche per scelta, decide di retrocedere in questi campionati e praticamente si trovano tutte squadre più o meno attrezzate allo stesso modo, quindi persone con esperienza, elementi di spicco e sicuramente delle individualità che in alcune squadre fanno la differenza. Voi siete in terza posizione, sì. Il campionato sta andando abbastanza bene, quali sono i punti di forza della squadra? Allora, i punti di forza della squadra sicuramente è il gruppo, io cerco sempre di non caricare la responsabilità di ogni partita su una sola persona, perché ovviamente il calcio a 5 è uno sport velocissimo, può capitare la giornata no, quindi non bisogna puntare tutto su una sola persona, quindi sicuramente il punto di forza è la squadra, venirsi incontro, spirito di sacrificio, lavorare duramente durante la settimana e mettere in pratica la domenica quello per cui insomma lavoriamo tanto. Ti faccio una domanda simpatica, sei un mister cattivo o sei abbastanza morbido su alcune situazioni? Allora, secondo me il valore aggiunto di essere un mister donna che appunto guida una squadra di donne è quello di capire quando a volte bisogna usare il bastone e quando bisogna usare la carota. Sicuramente in linea di massima cerco di alternare, però serve anche spesso il bastone perché tra donne la competizione molto spesso può prendere il sopravvento, ma non voglio assolutamente che succeda nella mia squadra. Noi siamo molto contenti perché dalle prossime partite interne seguiremo la squadra con la diretta streaming, per cui facciamo un bel campionato in maniera tale che vi possano vedere anche insomma fuori. No, l'intento quest'anno, come ho detto all'inizio, è stupire perché quello seminato negli anni adesso deve portare frutto e abbiamo tutte le capacità per mettere a frutto quello che nel tempo abbiamo costruito. Grazie mister, buon lavoro. Grazie a tutti e arrivederci. Siamo con Anna Maria Cortese, il capitano della polisportiva 5 Bitonto di calcio a 5. Allora, vorrei che ci presentassi un po' le tue amiche, colleghe e giocatrici della squadra. Allora, partiamo dal presupposto che siamo un gruppo che, in cui le veterane sono qui da almeno 4 anni. Questo è il quinto anno per la maggior parte di noi. Abbiamo 4 portieri, di cui uno nuovo, arrivato quest'anno. E poi diciamo in calcio a 5 non esistono i ruoli, quindi no, ognuna di noi cerca di dare il massimo al mister. Abbiamo altri 3 giocatori nuovi a parte il portiere, che sono Valenzano, che è un pivot, la nostra bomber. E abbiamo Alessia, che è un centrale, giovanissima, 18 anni. E Barbara Minafra, che diciamo, è quella con più esperienza forse, perché milita nel calcio a 5 da anni. Il resto di noi, insomma, siamo qui da parecchio, abbiamo iniziato la maggior parte di noi con questa squadra e siamo cresciute qui. Per cui diciamo che i ruoli sono intercambiabili, non c'è un ruolo fisso? Sì, diciamo che nel calcio a 5 tutti devono saper fare tutto, poi c'è una predisposizione naturale che porta il mister a fare delle scelte nei ruoli, però diciamo si tende a ricoprire tutto il campo nel migliore dei modi. Voi non siete professionisti, nel senso che voi ci sono persone che lavorano, altre hanno altri interessi. Come riuscite a unire il lavoro con le giornate in cui fate gli allenamenti? Allora, diciamo che
parlare di sacrifici fosse un po' troppo, però noi lavoriamo, molti di noi studiano anche, alcune fanno entrambe le cose, quindi c'è molta passione, quindi la passione poi ci porta a riuscire a far tutto. Io ho chiesto al mister qual è l'obiettivo che si pone la polisportiva, mi ha risposto da mister, adesso vorrei che mi rispondessi tu da giocatrice. Allora, diciamo che siamo scaramantiche, molto, moltissimo. L'obiettivo quest'anno era fare il salto di qualità e quindi puntare al massimo delle nostre forze, perché noi crediamo molto in noi stesse, quindi il salto doveva essere mentale. Io penso che lo stiamo facendo bene, i risultati stanno parlando per noi. Nel frattempo l'unica cosa che possiamo fare è augurare in bocca al lupo alle ragazze che seguiremo da questa settimana per tutto il prosieguo del campionato, con la speranza che ci possano portare in Serie B. Per il momento è tutto, buona visione e forza Polisportiva 5 Bitonto!